Ti sei mai sentito un pesce fuor d'acqua? Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Quando ti trovi in quelle situazioni in cui proprio non vorresti essere, perché non ci azzecchi niente, non sei la persona giusta lì, non sei la persona nel luogo giusto, non è il luogo giusto per te, non hai relazioni, non vuoi farne, non riesci a farne, ti senti proprio fuori luogo, ti senti proprio inadatto, ti senti proprio... beh, un po' anche spaventato, imbarazzato, inadeguato, forse è il termine più adatto. Se l'ho già detto, lo ribadisco ancora, inadeguato. Io sono timido, sembrerebbe che sia un'assurdità quella che sto dicendo dal momento che sto parlando dentro una telecamera, ma per me è molto più facile parlare davanti a un pubblico di 500 persone, 5.000 persone, dentro una videocamera, parlare dentro un podcast che non in un evento in cui le persone si incontrano, si scambiano informazioni, si presentano, fare quello che fanno gli altri. Per me è molto imbarazzante. Ma non sono qui per parlarti di me, sono qui per parlarti di quelle situazioni nelle quali non ci troviamo a nostro agio. Che cosa possiamo fare? In che modo possiamo comunque non perdere quel tempo? Perché la cosa peggiore è buttare via il tempo. Una possibilità è comunque quella di imparare qualcosa, imparare i propri limiti, imparare a fare un passettino avanti, imparare a fare la differenza per se stessi, imparare magari a leggere le altre persone, vedere come si comportano, che cosa fanno, perché lo fanno, come riescono a ottenere successo, perché da ogni situazione si può imparare, anche quando ti senti fuori luogo. E tu quando ti senti fuori luogo? Quali sono le situazioni dalle quali hai imparato di più proprio quando ti sentivi più inadeguato? Buongiorno, buongiorno e buon caffè.